Il 13 agosto entrerà in vigore l'assicurazione obbligatoria per le professioni. Sono ancora molti, però, i punti da risolvere e i professionisti chiedono il rinvio di almeno un anno dall'entrata in vigore della normativa per effettuare le opportune modifiche. Tra i punti nodali, i rischi da assicurare alle franchigie, lo scoperto e la retroattività. Inoltre, la norma penalizzerebbe giovani e precari per i quali non è previsto alcun tipo di agevolazione. L'obbligatorietà sarà un grande business per le compagnie di assicurazioni. Io proporrò alle casse nazionali di previdenza, alle 20 casse, di organizzare una forma cooperativa di assicurazione, questo per abbattere i premi e poi anche una forma di riassicurazione, ma la base la dovrebbe fare questa società di cooperativa. Noi chiediamo una limitazione della responsabilità dei professionisti, in particolare dei commercialisti, che tutto ciò diventi un multiplo del compenso percepito, perché spesso noi rispondiamo in misura veramente molto larga rispetto a quanto percepito. Quindi chiediamo ad alta voce che ci sia un intervento legislativo che vada in questa direzione. Noi siamo per garantire i terzi, ma vogliamo garanzie anche per noi, soprattutto per i giovani professionisti, ai quali oggi è reso obbligatorio un ulteriore cabella, che certamente con i redditi medi che ci sono oggi non riescono sicuramente a sostenerla. Noi non diciamo sì all'assicurazione per la tutela dei pazienti e dei cittadini, ma sì naturalmente all'obbligatorietà da parte delle assicurazioni a stipulare contratti. E questo purtroppo per la nostra esperienza molte volte è un continuo rilancio da parte delle assicurazioni che fanno cartello tra di loro, anche molte volte sotto silenzio da parte della politica, e mettono in condizione i professionisti a pagare premi assicurativi molto alti. Chiediamo il rinvio affinché vengano stabilite delle regole chiare, delle regole precise, perché specialmente nelle professioni di area tecnica, dove i rischi comportamentali, i rischi professionali sono differenti a seconda del settore di attività. Mi riferisco al professionista informatico piuttosto che il meccanico, piuttosto che il tessile, piuttosto che l'elettrotecnico. I professionisti di area tecnica spaziano su più ampi settori. Questa norma è inserita nell'ambito diciamo, della riforma di carattere professionale. Pur se va contemplata nella sua necessità, però in questo momento è estremamente urgente spostarla almeno di un anno, come è stato già sottolineato dal presidente del CUP, l'avvocato De Tille. Perché? Perché innanzitutto i professionisti non sono pronti per affrontare questa nuova, diciamo, situazione di carattere economico, ma soprattutto perché è da pensare un attimo, in quanto questa norma non fa altro che aumentare il contenzioso. I liberi professionisti che già hanno un rischio legato alla professione che svolgono già hanno liberamente un'assicurazione. Naturalmente il renderla obbligatoria, prima di tutto, mette in difficoltà i nuovi iscritti, quelli che non hanno lavoro, quindi devono pagare comunque, diciamo, sborsare dei soldi pur non avendo degli introiti. L'assicurazione che colpisce in questo modo le professioni, alcune in particolare, si riversa alla fine sui clienti e sull'utenza delle professioni stesse. Siccome tutti quanti noi professionisti, a nostra volta, siamo anche privati cittadini e consumatori, viene quindi ribaltato questo costo su tutta la cittadinanza, ignara di quello che si sta per preparare. Noi dobbiamo tutelare una fascia di iscritti, quella che è dei più giovani, che hanno delle obiettive e grosse difficoltà in questo momento, vuoi per la mancanza di lavoro, che non ci sono commesse pubbliche, quindi si trovano oggettivamente a dover sborsare una somma in aggiunta a quella che già viene tirata fuori per cassa di previdenza, iscrizione all'albo, quindi un aggravio di spese a fronte di un lavoro che attualmente per loro è quasi vicino allo zero.